Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi vi parlo del nuovo Google Pixel 8 mettendolo a confronto con il suo predecessore. Ma prima di iniziare vi chiedo come di consueto di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale. Operazioni che a voi non costano nulla ma che mi danno un grandissimo aiuto. Pixel 8 non stravolge il design del modello precedente, ma lo migliora andando ad affinare le cornici attorno al display e smussando gli angoli in maniera ancora più netta. Soluzione che a livello estetico può piacere di più o di meno, ma che senza dubbio, insieme alle dimensioni in pianta ridotte, ne migliora notevolmente l'ergonomia al punto che possiamo considerare Pixel 8 uno smartphone compatto e tra i più maneggevoli attualmente in commercio. Pixel 8 rappresenta un bel passo in avanti rispetto al 7 sotto diversi punti di vista. Uno di questi è il display, adesso all'altezza dei migliori smartphone in commercio, sia per taratura che per la luminosità di picco pari a 2000 nits. Inoltre abbiamo finalmente un pannello a filo con il vetro e che quindi risulta davvero nitido e brillante da qualsiasi punto di vista. E per concludere fa senza dubbio piacere il passaggio dai 120Hz rispetto ai già ottimi 90Hz di Pixel 7. In poche parole, lo schermo di Pixel 8 è da top di gamma assoluto. Il difetto più grande di Pixel 7, a mio avviso, risiede nel sensore di impronte che fa spesso i capricci costringendoci ad inserire il codice di sblocco, situazione che ad oggi su Pixel 8 mi è capitata in una sola occasione, mentre per il resto del tempo il suo sensore di impronte si è comportato davvero molto bene. È leggermente più reattivo di quello di Pixel 7, ma soprattutto sbaglia molto meno ed è più affidabile. Anche se per un giudizio definitivo su questo aspetto vi rimando ad un'eventuale riprova. Per il momento ribadisco che l'esperienza di sblocco è buona ed è superiore a Pixel 7. Esperienza di sblocco che migliora anche grazie al nuovo riconoscimento facciale più sicuro grazie all'intelligenza artificiale. Tant'è che sul nuovo modello possiamo usare il riconoscimento del volto anche con Google Wallet. Il nuovo Tensor G3 a 4 nanometri risulta più performante ed efficiente del Tensor G2 a 5 nanometri presente su Pixel 7. Infatti, anche se nell'utilizzo quotidiano classico non cambia praticamente nulla, vi assicuro che Pixel 8 lavora a temperature un po' più basse, consuma meno e soprattutto rimane più responsivo del 7 quando è sotto stress. Seppure gli smartphone con Snapdragon 8 Gen 2 rimangano superiori nella gestione di carichi pesanti e nell'utilizzo parecchio intensivo. Ma tralasciando questo aspetto vi assicuro che in situazioni più normali l'esperienza d'uso offerta da Pixel 8 è davvero eccezionale. Il telefono è davvero reattivo, le animazioni sono molto fluide e curate e il feedback aptico di gran livello accompagna moltissime animazioni rendendo l'esperienza d'uso ancora più piacevole. Dispiace invece per la memoria di archiviazione che rimane di tipo UFS 3.1 e non passa allo standard 4.0 come sugli altri top di gamma. Nei benchmark Pixel 8 offre prestazioni grafiche superiori al 7, indice che la potenza bruta è aumentata, tuttavia Asphalt 9 non è ancora ottimizzato per la sua nuova scheda grafica, quindi per il momento questo titolo gira a 60 fps su Pixel 7 e a 30 fps sul nuovo modello. Fino a questo momento abbiamo parlato di miglioramenti importanti o sensibili di Pixel 8 rispetto al suo predecessore, mentre dal punto di vista fotografico mi spiace informarvi che, tralasciando la nuova ottica ultragrandangolare più ampia e dotata di autofocus e l'apertura del diaframma un po' più ampia della fotocamera principale, per il resto non ci sono altre differenze importanti da segnalare se non quelle legate alle nuove funzioni di post-produzione esclusive dei Pixel 8. Penso alla possibilità di spostare, ingrandire e rimpicciolire i soggetti, la possibilità di cambiare l'aspetto del cielo e la relativa luce, la funzione Best Take e la possibilità di regolare ed eliminare in maniera sorprendentemente efficace i suoni all'interno dei filmati. Pixel 8, esattamente come Pixel 7, continua ad essere un riferimento nel punta e scatta, realizzando immagini dettagliate con un'ampia gamma dinamica e quel tocco di drammaticità che non guasta con una semplicità disarmante. Però davvero non si vedono migliorie sensibili rispetto alla precedente generazione, se non i ritratti che finalmente risultano meno contrastati e più naturali. Per il resto gli scatti della fotocamera principale non mostrano differenze rilevanti, e anzi talvolta sulla definizione fa un po' meglio Pixel 7, che sicuramente per il momento è un po' più ottimizzato.
differenza comunque minima che verrà colmata in poco tempo con qualche aggiornamento. Un'altra piccola differenza risiede nel fatto che il nuovo modello, grazie all'apertura del diaframma un po' più ampia, ricorre meno alla modalità notte e in condizioni di luce medio-basse mostra un po' meno rumore. Ma parliamo di differenze comunque minime e di una modalità notte su Pixel 7 comunque velocissima e che compensa alla grande la sua ottica un po' meno luminosa, portando ancora una volta a risultati che non ci fanno segnare nessuna differenza davvero rilevante. Si fa invece apprezzare maggiormente la nuova fotocamera ultra-wide più ampia e dotata di autofocus per macro ultra ravvicinate, anche se ovviamente sul dettaglio fa leggermente peggio, visto che la risoluzione sempre di 12 megapixel deve coprire un'area più ampia. I video di Pixel 8 realizzati con la fotocamera principale risultano lievemente più definiti rispetto a quelli del 7, il che si nota un po' di più a sera. D'altro canto, sempre nei video serali al momento, Pixel 7 offre una resa migliore con l'ultra grandangolo. Vantaggio poco rilevante considerando che i risultati con quest'ottica in queste condizioni sono comunque scarsi. Mentre devo ammettere che anche su Pixel 8, in situazioni come quella di un concerto, si fa sentire la mancanza di un teleobiettivo. Sarebbe bastata anche una fotocamera 3x come quella di S23 base per ottenere un risultato decisamente migliore di questo, con un livello di ingrandimento intorno al 5-6x. Arrivati a questo punto, se volete farvi un'idea più precisa riguardo la qualità fotografica di Pixel 8, vi invito a dare un'occhiata agli scatti non compressi che ho appena pubblicato su Telegram, piattaforma di messaggistica che sfrutto anche per segnalarvi le migliori offerte relative al mondo della tecnologia. E attenzione che non pubblico decine e decine di offerte al giorno come altri canali. Dunque iscrivetevi e tenete attive le notifiche, perché quando vi segnalo qualcosa si tratta sempre di sconti interessanti. Nonostante le dimensioni più contenute, Pixel 8 è dotato di una batteria dalla capacità maggiore rispetto a Pixel 7. Elemento che, unito al sistema chip più efficiente, gli consente di avere un'autonomia superiore di un buon 15-20%. Più in particolare, mi ha sempre permesso di coprire in scioltezza una giornata con una media del 33% residuo prima di andare a letto e 4 ore e 17 minuti di schermo attivo. Il che vuol dire che a parità di intensità di utilizzo ci vogliono almeno 6 ore e 20 di schermo spalmati in una giornata per scaricare questo Pixel 8. Un risultato ottimale per un prodotto di queste dimensioni. Per quanto riguarda la ricarica, supporta 27W via cavo e 18W in modalità wireless, con possibilità anche di donare energia con la carica wireless inversa, utile per lo più con gli accessori. Pixel 8 è ovviamente dotato dell'ultima versione di Android e sarà aggiornato per ben 7 anni, ammesso ovviamente che Google non rinuncia al progetto Pixel come ha fatto con tanti altri dei suoi servizi. Ma frecciatine a parte verso l'azienda californiana, si tratta indubbiamente di un lasso di tempo molto generoso e che rappresenta un bel punto a favore rispetto ai competitor e ai Pixel della generazione passata, che in ogni caso riceveranno altri 2 major update e 4 anni di patch di sicurezza. Allo stato attuale anche Pixel 7 è aggiornato all'ultima versione di Android come il nuovo modello, Android 14 che ha portato con sé un'ulteriore possibilità di personalizzazione per la schermata di blocco, mentre poco cambia riguardo tutto il resto, con le fantastiche funzioni supportate dai Pixel che ho già approfondito in un video dedicato che vi consiglio di recuperare al più presto. Funzioni ovviamente presenti anche su Pixel 8, che lato software si differenzia esclusivamente per le novità foto e video di post-produzione che vi ho illustrato qualche minuto fa. Migliorate le prestazioni del Wi-Fi, adesso di tipo 7. Sempre buono il comportamento del GPS e migliorate anche la ricezione del segnale telefonico e la qualità del feedback aptico. Già ottima su Pixel 7, ma addirittura migliore su questo Pixel 8, sul quale digitare dei testi è un vero piacere anche per via dell'eccellente reattività del touch. Ottima da ambo le parti la qualità audio in chiamata e leggermente migliorata la riproduzione audio dei contenuti multimediali tramite gli speaker stereo integrati.
Pixel 8, nei tagli da 128 e 256 GB, costa rispettivamente 799€ e 859€, prezzi che probabilmente non saranno destinati a durare a lungo grazie ad offerte e ribassi vari. In ogni caso parliamo di un listino di 150€ superiore rispetto al modello dello scorso anno, a mio avviso giustificati dal display di miglior qualità, il sistema chip più efficiente e performante, la maggiore autonomia, il reparto connettività migliorato e la promessa di 7 anni di aggiornamenti. Anche se credo che per essere realmente competitivo, questo Pixel 8 debba scendere almeno a 750€ nel taglio da 256 GB, così da pareggiare il costo di un S23 nello stesso taglio di memoria. Pixel 8 che senza ombra di dubbio è già un riferimento nel mondo Android per chi è alla ricerca di un compatto di qualità. Peccato solo per l'assenza di un teleobiettivo anche modesto e di una modalità desktop che lo avrebbero reso davvero completissimo. Riguardo il confronto con Pixel 7, direi che troviamo miglioramenti sensibili in quasi ogni reparto. Non si vedono passi in avanti importanti solo nel comparto fotografico, che al netto delle nuove funzioni di post-produzione, a livello qualitativo è fermo praticamente ad un anno fa, il che non è così male considerando che Pixel 7 rimane uno dei migliori smartphone in commercio per le foto punta e scatta. Quindi se il vostro Pixel 7 non vi sta già troppo stretto e non vi dà problemi di sorta, vi consiglio di evitare di cambiarlo per il nuovo modello, che in ogni caso rappresenta comunque un gran bel upgrade. Ok ragazzi, arrivati a questo punto spero che abbiate apprezzato la mia recensione di Pixel 8 e vi ricordo come sempre che in descrizione vi lascio il link per acquistare i protagonisti del video odierno e supportare al contempo il canale. Vi chiedo di commentare il video con la vostra opinione su questo prodotto a marchio Google, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.